Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Questo è un video haul in cui vi mostro prodotti colorati, pucciosi, profumati e quindi cominciamo subito. Allora, inizio dai prodotti che ho preso da Claire's, dove sono stata perché, e la saluto, ciao Giusy, sotto credo l'ultimo video in cui mi preparavo, non ne sono sicurissima. Giusy mi ha detto dovresti comprarti dei fermagli per i capelli perché ero sempre lì che li spostavo. E quindi sono andata da Claire's perché di solito in quel negozio ci sono delle cose molto molto carine. E quando sono entrata mi hanno detto che c'era la promozione del 3 più 3, per cui come sempre acquistando tre prodotti se ne possono prendere altri tre e i tre meno cari passano a zero. E quindi vi faccio vedere che cosa ho preso. La missione era andare a comprare dei fermagli per capelli ed io non ho saputo scegliere tra questi due, quindi li ho presi tutti e due. Sono diversi, nel senso che un tipo sono colorati molto da bambina con le farfalline, gli altri sono da bambina uguale. Forse sono da ragazzina. Bambina e ragazzina per una attempata quarantenne, eccoli qua. E secondo me sono troppo, troppo, troppo carini. Guardate che belli. Questi colori pastello di queste pinzettine, fermaglietti con le farfalline, li ho trovati, cioè no, proprio non sono riuscita a resistere. Come li ho visti, li ho presi subito. E questi altri li trovo altrettanto carini, questi magari anche per uscire. Con questi cuoricini e stelline sono veramente carinissimi. Poi non so se riuscite a vederli, ma ce ne sono due color, due dorati, due rose gold e due argentati. Quindi sono veramente tanto, tanto, tanto carini. 7,99 euro, 6,99 euro. Non li ho ancora utilizzati, vi farò sapere presto. E poi vuoi non prendere un cerchietto con le orecchie ad arcobaleno, arcobalenate, colorate, ecco, cioè no. Potevo, tra l'altro, mi appatta totalmente con la collana, scusate perché ne ho un'altra sotto che però non ci azzeccava niente, ma che non tolgo mai perché apparteneva a mia zia che non c'è più. Quindi queste orecchie colorate mi appattano alla perfezione con questa parure di Joyforce Jewels che tra l'altro me li hanno mandati sì, Simona so io le sore Claudia e Lucia che saluto e con cui sono in contatto quasi quotidiano, ma forse quotidiano. Questi io non li ho pagati, ma li trovate sul loro sito. Sono prodotti made in Italy, sono stupendi. Andate a farvi un giretto perché tra l'altro c'è anche una sezione offerte dove si trovano delle cose interessanti. E quindi magari continuo con le orecchie. Poi potevo lasciare lì questa spanciolina, rosa. Simil Tangle Teaser, no, assolutamente no, è veramente carinissima, carinissima, no, anche perché questa spazzolina fatta in questo modo io la uso, ne ho un'altra che però ha il manico e non di Claire's che avevo preso anni fa, che però ho da Gianluca, alla fine a casa non ce l'avevo e quindi ho preso questa, è carino. E poi il pezzo forte, di questi due uno non è per me. Però ve li faccio vedere tutti e due, sono secondo me di una puccioseria unica. Sono gommosi, sono gommosini. No, io li amo, sono bellissimi, ma soprattutto qui ci sono delle creme per le mani. Questo è la vaniglia e questo è l'uva. Cioè, capite? Capite il potere del packaging anche su una che oramai ha una certa età e non dovrei essere vittima. Cioè, si poteva lasciarle lì. No, no, sono bellissimi.
i micetti, e c'erano anche altri animaletti, tra l'altro. E quindi li ho presi. Che carini. Cercando di riprendere e riguadagnare un minimo di dignità e autocontrollo, proseguiamo con un ordine piccolissimo che ho fatto sul sito di Kiko quando c'era ancora l'offerta del 30% su tutto, che c'è di nuovo, quindi approfittatene se volete. Allora, considerate le ultime esperienze negative con gli ultimi detergenti che ho acquistato, ma no, gli ultimi no, il plurale non è corretto. Uno. Ho preso la Pure Clean Foam, la Purifying Cleansing Mousse, questa qui, che ho pagato, boh, non lo so, ma tanto adesso è di nuovo scontata al 30%, che non ho mai utilizzato. Questi tre prodotti che vi mostro non li ho mai utilizzati, però visto che mi sto trovando benissimo, qualcuno mi aiuti. Mi sto trovando benissimo con la crema detergente di Kiko, che tra l'altro vi ho detto sicuramente c'è ancora perché era appena uscita. Non c'è più. Comunque, però c'è questa, la schiuma detergente che userò credo già da questa sera. E sono molto curiosa, veramente molto curiosa, e comunque questi prodotti mi ispiravano tutti tantissimo, sono contenta di averli presi così li posso provare. L'altro è un altro detergente, perché soprattutto in questi tempi, buttiamola sul ridere, non c'è niente da ridere. Massimo rispetto, massima solidarietà per tutte le persone che lavorano negli ospedali e loro malgrado sono costrette tutti i giorni a rischiare di contagiarsi, perché le persone attorno a noi sono totalmente irresponsabili, non hanno nessuna intelligenza sociale e quindi fanno cose per cui li creperei di mazzate. Quindi un saluto e un abbraccio a tutte le persone che lavorano negli ospedali, perché purtroppo loro non possono scegliere. E massimo rispetto. Tornando alle mie cose frivole, perché c'è bisogno anche di questo per non spararci, un altro detergente che ho preso, anche questo mi incuriosisce molto, è il Pure Clean Micellar Gel Light Makeup Remover. Mi piace il fatto che abbia scritto Light Makeup Remover, lo trovo molto onesto, and Cleansing o Cleansing Gel. Anche questo per tutti i tipi di pelle, faccia, occhi e labbra, ed eccolo qua. 150 ml questo, 150 ml la schiuma. Ne riparleremo presto, perché non aspetterò di terminare altri prodotti e li proverò subito, e quindi nelle prossime settimane vi saprò già dare un riscontro. Ho preso un contorno occhi, io non ho mai provato e utilizzato di Kiko creme viso, creme occhi, questi tipi di prodotti no. Per la detersione avevo già provato delle cose, per struccarmi anche, ma di skin care intesa come idratazione mai. Ma in un video di Elisabetta, in cui ha messo a confronto diversi prodotti per il contorno occhi, ha parlato di questo che vi sto per mostrare. Questo prodotto che vi sto per mostrare dovrebbe avere, lo spero, non l'ho ancora utilizzato, caratteristiche simili a quelle di un prodotto che io avevo ricevuto dal brand Darphin, che mi piace tantissimo ma che sta finendo, e questo qui credo che costi almeno la metà di quello di Darphin. Quindi quando Elisabetta ne ha parlato io ho detto va bene, credo che valga la pena provare per capire se posso sostituire, quando lo terminerò, quello di Darphin, però magari adesso basta, quello di Darphin con questo qui. Sto parlando della linea Skin Trainer, il prodotto per gli occhi, Skin Trainer Eyes Anti Puffiness and Dark Circle Serum. Eccolo qua. E questo l'ho aperto perché ero curiosa, ma in realtà ci sono le, tra virgolette, istruzioni in altre lingue oltre all'italiano. Quali sono le caratteristiche del contorno occhi di Darphin? Sono
il fatto che il prodotto è leggermente colorato, quindi a me già da subito va a fare un primo contrasto con lo scuro dell'occhiaia e quindi me la va a migliorare. E poi l'applicatore è fatto in questo modo. Io adesso non faccio fuoriuscire il prodotto perché non so se inizierò subito ad utilizzarlo questo. Il packaging è molto carino, con questo tappo quadrato, a sezione quadrata, bianco, sì, bianco ghiaccio, e questo tubo rosso satinato. Lo trovo veramente carino anche nel packaging, ma ci interessa quello che contiene. In questo caso ne parleremo presto, perché mi si gonfiano i capelli, non lo so, ma li odio fortissimamente. A tutte le persone che mi continuano a chiedere, di questo ne abbiamo già parlato, quindi a posto, che mi continuano a chiedere se sto facendo crescere i capelli, sì, ci sto provando, ma è durissima, perché sono già in quella fase di lunghezza da capello a Laurietta Berti che io detesto fortissimamente, e ogni volta che vado alla parrucchiera lei mi... è una lotta fra me che le dico li voglio tagliare, lei che mi dice ma no dai resisti, il mese prossimo potrai già fare chissà che cosa. Io in realtà riesco a mettere questi capellini davanti alle orecchie già dietro e mi sento un po' felice dentro. Finisco con il pezzo da 90. Questo prodotto l'ho acquistato dopo averlo visto in un video della mia amica Simona, mi spegne 09, qui su YouTube ma anche su Instagram, che conosce i miei gusti. Ha acquistato e provato questo prodotto, mi ha mandato un dettaglio su questo prodotto e io ho capito che lo avrei provato e avrei voluto provarlo. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di un profumo. Era da un po' che non acquistavo profumi e devo dire, considerate le note olfattive e la famiglia olfattiva di questo profumo, che è orientale floreale, il costo, credo che sia arrivato Gianluca, l'ho voluto provare. Sto parlando del profumo di Sofia Vergara, questo qui. A parte il fatto che è bellissima anche la scatola, dove c'è Sofia Vergara, che è un'attrice colombiana super gnocca. Eccolo qua. Che si trova su Amazon, vi metterò il link nell'info box. Questo è, c'è scritto qui, è un flacone da 100 ml, bellissimo. Non so come farvelo vedere senza che faccia riflesso. È una bottiglia di forma rettangolare con delle sfaccettature nei bordi, molto bella, molto elegante. E come mi faceva notare Simo, con il tubicino che interno che praticamente non si vede, è il tubicino dell'uomo invisibile. E vi leggo le note di questo profumo, che è stato lanciato sul mercato, lo appoggiavo controllando di non farlo cadere, nel 2014. Allora, il naso di questa fragranza è Bruno Jovanovic, le note di testa sono mora, gemme di ribes e prugna, e le gemme di ribes credo che siano quella nota frizzantina che sento subito appena vaporizzato. Le note di cuore sono rosa, orchidea e violetta, le note di base hanno solo note di base che io amo e scelgo sempre nei profumi, note legnose, sandalo e vaniglia. Questo profumo ha una persistenza pazzesca, è un eau de parfum e lo si avverte, nel senso che è abbastanza persistente. È un profumo subito effettivamente molto frizzantino, come vi ho detto, non lo sento molto fiorito, lo sento molto frizzantino, non so in che altro modo descriverlo, però poi diventa un profumo avvolgente. Poi intendo dopo almeno un'oretta che lo si ha addosso, anche di più. Persiste, persiste per tutto il giorno. Probabilmente da qui in avanti mi ci farò il bagno, volevo anche farvelo vedere in una condizione decente. E vi dicevo che l'ho acquistato su Amazon, vi metto il link nell'info box, costa veramente poco.
Credo che qualcuna di voi lo abbia già acquistato avendolo visto nel video di Simo. E se vi piacciono le fragranze che hanno appunto, che finiscono sull'orientale, sul caldo, sull'avvolgente, anche se partono, hanno un inizio più fresco, penso che questo profumo possa fare per voi. Non ho idea se si trovi nei negozi, ma credo di no. Forse si trova anche su alcuni siti, oltre a Non ho pace, scusate, io non sopporto che nei video si tocca sempre i capelli, ma non riesco a farne a meno. Quindi probabilmente si trova anche su altri siti, oltre che su Amazon. Fatevi un giretto se vi interessa. Per quanto riguarda il mio naso, vi posso dire che è molto 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 nelle mie corde o nelle mie note. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per aver visto anche questo video. Gianluca non si vuole mostrare, non si concede al pubblico, portate pazienza. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao! Vuoi venire di qua?